prossimo generatore, figlio mio. Alla barda spaziale! Dobbiamo fermare la guardia scelta a tutti i costi. Boomerang elettronici! Pugno rotante! Buono spaziale! Boomerang elettronici! Barda spaziale! Taglio rotante perforante! Guarda, quel traghetto ha bisogno di aiuto, Actarus! Taglio rotante perforante! Pugno rotante! Goldrake, il tuo tempismo è perfetto! Le autorità hanno ordinato a ogni nave della zona di evacuare le città costiere, ma Vega ha disperso il nostro convoglio. Dobbiamo trovare quelle navi! Non corriamo rischi inutili. Siete al sicuro qui. Porterò quelle navi da voi. Però avrò bisogno della vostra competenza per guidarle in mare aperto. Puoi contare su di noi! Buona fortuna! Aiutaci, Goldrake! Ci siamo persi! Come possiamo fuggire dai loro dischi? Vedete quel traghetto? Raggiungetelo il più velocemente possibile. Vi porterà in salvo. Capito! Ehi, soldati! Diamogli una mano! Gravità! La nostra flotta ti è debitrice, Goldrake. Stavamo creando una carovana di navi civili quando siamo stati attaccati. Grazie. Prego, raggiungete quel traghetto. I vostri cannoni dovrebbero dissuadere Vega dall'attaccare la flotta.
Certamente, consideralo fatto. Lanciami quelle reti! Ne servono ancora! Ancora! La vostra pesca dovrà aspettare, signori. Vega vi sta addosso. Una ragione in più per andarsene con qualche pesce. Che succederà se queste persone finiranno su un'isola, eh? Andiamo, sii ragionevole. Il tempo non è dalla nostra parte. Mi dispiace, Goldrake, ma non ce ne andremo senza pesci. In questo caso vi risparmierò del tempo. Porterò i pesci da voi. Poi però raggiungete quel traghetto. Un banco di pesci vicino a quel relitto. Dovrebbe fare al caso nostro. Finalmente abbiamo il pesce che ci serviva. Grazie, Goldrake. Senza non possiamo andare da nessuna parte. Forse potresti prendere qualche pezzo di ricambio dai relitti. Ci penso io. Non muovetevi. Intrappolata, liberiamola! Credevo che avremmo dovuto nuotare. Grazie, Goldrake. Prego, raggiungete quel traghetto più veloce che potete. Vi sta aspettando per lasciare la zona. Ricevuto! Andiamo! Accendete quei motori! Raggio antigravità!
Andiamo, portiamo i pezzi alla nave. Questo è tutto ciò che ho trovato. Spero che questi pezzi servano a qualcosa. Non preoccuparti, Goldrake. Aggiusteremo tutto subito. Ecco fatto, partiti. Dirigiamoci verso il traghetto. Actarus, non ci sono più navi all'orizzonte. Dovremmo tornare al traghetto e dargli il via libera. Grazie a Duke Fleet per aver radunato tutte le navi per voi. All'attacco! Boomerang elettronici! Buono spaziale! La via è libera, va tutto bene. Portate queste navi al sicuro. Al resto ci penso io. Affare fatto. Grazie, Goldrake. Che le stelle siano con te! Elettronici! Unità. Ma a chi serviranno? Alla guardia scelta o ai nostri soliti nemici? Non aspettiamo di scoprirlo, padre. Devo colpire il generatore centrale. Te! Pugno rotante! Pugno rotante! Pugno rotante! Pugno rotante! Pugno rotante! Devo colpire il generatore centrale. Pugno rotante! Pugno rotante! Pugno rotante! Pugno rotante! Pugno rotante! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Pugno rotante! Devo colpire il generatore centrale. Boomerang elettronici! Pugno rotante! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici!
boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Pugno rotante! Quell'orribile stabilimento è finito. Bel lavoro, ragazzo mio. Hai altri suggerimenti per Gold? Dei feriti. Non avete un briciolo d'onore? L'onore è un concetto relativo, mio caro principe. Solo la vittoria conta. Grazie, Goldrake. Non mollare. La Terra ha bisogno che tu sconfigga Vega. Avanti! Date fuoco agli alberi! Voglio questa città ridotta in cenere! Non possiamo lasciarglielo fare, Actarus! Bene, vediamo se queste unità sono degne del nostro impero. Spingere le nostre truppe in battaglia non farà di te un buon ufficiale, Hidargos. Taci! Tantissimi pianeti hanno imparato a tenere il mio nome. La Terra non sarà un'eccezione. Piano, Hidargos. Non dimenticare che sei solo un servo. Lancio antigravità! Abbiamo la nostra libertà, Goldrake. Questa è l'unica verità. Un altro attacco! Un atterraggio forzato.
Questa è una strategia davvero banale, persino per te, Hidalgos. Non lasciateli avvicinare alla costa, ragazzi. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Ancora una volta, Hidalgos, hai mostrato la tua insipienza nel comandare le nostre forze. Il mio rapporto sarà molto lungo e poco lusinghiero. Il destino ti ha servito un'altra sconfitta schiacciante, Hidalgos. Ne ho abbastanza delle tue chiacchiere, Gorman. Fate uscire il disco mostro all'istante! E di quello che vedo io, Actarus, devo intercettarlo. No, è troppo pericoloso. Non posso stare qui con le mani in mano. Lascia che mi occupi di questo mostro mentre tu pensi a Gorman. O per la Terra sarà finita. Questa è la nostra unica possibilità. Va bene, allora. Però promettimi che farai attenzione. Puoi contare su di me, amico mio. Non farò niente che non faresti anche tu. Sbarazzarmi di questo mostro. Se voglio una possibilità contro di lui, devo prima distruggere quei mini dischi. Alcor, torna indietro. Sei ragionevole, sai bene di non essere all'altezza di quel mostro di Vega. Non possiamo lasciare combattere Actarus da solo. Se questi due lo attaccassero insieme, non avrebbe scampo. Quella cosa. Toglietevi di mezzo, stupidi dischi volanti! Pesci piccoli. Levatevi di mezzo. Tutte le risorse disponibili. Torna qui.
avete abbastanza, quando lo capiranno. La Terra non si piegherà mai. Sappiamo qualcosa di guerra da queste parti. È il momento della verità. Non importa quanto sei grosso e brutto, un grosso disco non mi fa paura. Questo mostro non ne vuole sapere. Non esisti ancora. Questo è un piccolo disco per la Terra, ma un gigantesco combattimento per l'umanità. Dottor Procton, avete visto? Ci mancava questa, ora si mette in mezzo l'altro. Questo mostro non ne vuole sapere. Vieni qui, piccolo disco giallo. Abbiamo molto di cui discutere. Dottore, è Gorman! Allora, dov'è il nascondiglio di Goldrake? Devi avere degli alleati. So che sono vicini. Dimmi dove si nascondono. Inutile usare toni minacciosi. Non dirò niente. Non ho paura di morire. Stai bluffando. Tutti hanno paura dell'oblio. Dimmi tutto ciò che sai. Questa è la tua ultima possibilità. Continua pure a parlare. Non mi fai paura. Non dirò niente. Uccidimi subito e facciamola finita. Actarus, quel maledetto ha catturato Alcor. Va! Non lascerò che gli accada nulla. Perché? Perché un terrestre protegge il principe di Fleet? Perché siamo una squadra. Perché combattiamo entrambi in nome della pace. Basta chiacchiere, principe, e preparati al tuo unico destino. Sono impazziti! È il principe di Flint che dovrebbero attaccare! Gorman, nessuno può umiliarmi impunemente! Visto? Miserabile lurido straditore! Come osi fare questo? Se fossi tu a sconfiggere Goldrake, sarei considerato un non nulla e verrei degradato! Ecco perché sarò io! Il responsabile della tua caduta. A quanto pare Duke Flynn ha trovato un punto debole nella tua corazza. Che peccato. Resisti, Alcor. Sto arrivando. Preoccuparti per me, amico mio. Fagliela pagare. Disintegratori paralleli. Disintegratori paralleli! Disintegratori paralleli! Disintegratori paralleli! Dicono che i lupi non si attacchino a vicenda, si sbagliano, ma ormai è tardi. Ho deciso di essere il tuo giudice e il tuo carnefice. Ti ucciderò. Buono spaziale! Thank you.
Actaros, potete sentirmi? Che è successo? Due lupi si sono azzannati a vicenda, padre. Goldrake ha fatto il resto. Capisco. Al banchetto dell'amicizia tutti mangiano a volontà, ma al banchetto dei lupi non c'è alcun dolce. Ben detto, dottor Procton. A proposito di banchetto, non è ora di festeggiare la nostra vittoria, Actaros? Buona idea, amico mio. Però prima lasciami ammirare la terra. Che vita che ha. Se pensavano che avrei permesso a un semplice capitano di ottenere tutta la gloria, non mi conoscono affatto. Quell'onore sarà solo mio. Che è successo, Idargos? Il capitano Gorman ha fallito? Sì, è stato totalmente cancellato. Quindi neanche la Guardia Scelta è stata all'altezza del principe di Flynn. Generale Gandalf, vi giuro che Duke Flynn sarà sconfitto da me e da me soltanto. Ti avverto, Idargos. Ve lo giuro. Piuttosto giuralo al tuo signore. Sta aspettando una spiegazione. Trasmettete il segnale. Sì, Re Vega. Quali sono i vostri ordini, mio signore? Le armate di Vega non temono niente e nessuno. Per raggiungere il nostro scopo e impadronirci dell'intero sistema solare, dobbiamo prima conquistare la Terra. Finché non avremo sconfitto il principe di Flynn e Goldrake, tutti i vostri sforzi saranno vani. Usate il pieno potere delle nostre armate e riducetele in polvere! Altrimenti, verrò io a occuparmene personalmente. Qualche giorno dopo, alla fattoria Bella Bianca. Abbiamo respinto i mostri, almeno per un po'. Ma finché avrò vita, i tirapiedi di Re Vega non si daranno pace. Lo so, nel profondo del mio cuore. Il nostro pianeta è ancora minacciato. Non mi importa. Difenderò il pianeta che mi ha dato rifugio.